Benvenuti a questo nuovo video. Oggi è sabato e cosa facciamo? Ci sono le random openings, no? Quindi andiamo a spacchettare qualcosa. Ma prima vi devo dare degli annunci molto importanti. Innanzitutto passiamo ai saluti, perché sennò come al solito mi scordo. Ho infatti messo un post su Instagram e saluto i primi tre che hanno commentato, ovvero Mauro Milia, Siria Felix 22 e Salvatore Altieri, e due di voi a random che sono Anna Chiara 07 e Franci 92. Oltretutto saluto anche Corrado Callegaro, perché oggi è il suo compleanno, quindi mi sembrava doveroso inserirlo nei saluti. Quindi buon compleanno e un saluto a tutti gli altri. Ovviamente saluto anche tutti gli altri iscritti al mio canale. Vi ricordo che per essere salutati per nome dovete seguirmi su Instagram e commentare i post che lascio lì. Pertanto è inutile scrivere qui sotto salutami, perché non lo faccio, se no sareste troppi, veramente troppi. Invece su Instagram riesco a gestire la cosa molto meglio. Detto ciò, siamo qui per spacchettare un pacchetto. Adesso vi faccio vedere quale. Ma soprattutto devo darvi delle notizie bomba. Infatti continua il contest per vincere la carta di Picaleo. Come sapete vi faccio delle domande periodicamente ai gameplay e alle random openings del sabato, e il primo che risponde correttamente guadagna un punto. Mi segno ovviamente tutti questi punti, e una volta terminato il contest chi avrà più punti vincerà la carta di Picaleo. Quindi mi raccomando, commentate rispondendo alla domanda. La domanda di oggi è la seguente, ed è una domanda bomba. So che non è, diciamo, una domanda a cui è facile rispondere, perché dovrete andare molto in zecco, però visto che vale un punto solo ho voluto tentare. Mi è arrivato questa scatola a casa. Adesso non voglio farvi vedere troppo il contenuto, perché riguarda questo la domanda. La domanda è: cosa ci sarà dentro questa scatola? Ovviamente dovrete rispondere qui sotto. È a tema Pokémon e ovviamente è da sbustare. Dovrete rispondere correttamente, cercando ovviamente descrivere ciò che pensate ci sia all'interno il meglio possibile. L'indizio che vi do è che, siccome è passato un anno, in realtà sono 10 mesi per la precisione, però vabbè, siccome è passato un anno, perché le random openings le ho inaugurate per la prima volta nel 2016, adesso siamo nel 2017, quindi è una rubrica che porto avanti da ormai un anno, voglio inaugurare, diciamo, questo compleanno delle random openings con un'apertura speciale. C'entra con ciò che ho già portato precedentemente nelle random openings, perciò provate a immaginare cosa potrei portare per il compleanno delle random openings. Il primo che immagina e risponde correttamente ovviamente riceverà il punto. È anche una cosa carina secondo me per vedere cosa secondo voi porterò per le prossime random openings, perché ho intenzione appunto di fare una sorpresa incredibile con ciò che c'è dentro questo pacco. Detto ciò ragazzi, la mia scrivania è un macello, veramente un macello, perché mi è arrivato un sacco di roba che avevo ordinato a portare sul canale, quindi ci saranno sorprese di tutti i tipi. Non so se avete visto, chi mi segue su Instagram ha visto la foto della pila di carte che ho qui di fianco, ed è una pila, cioè veramente enorme, veramente enorme. Poi mi sono arrivati a tantissime altre robe, insomma, che vi porterò ovviamente sul canale. Ora passiamo finalmente a presentare la bustina che andremo ad aprire oggi e ovviamente a sbustarla. La bustina che andremo oggi ad aprire è infatti questa qui, di Diamante e Perla Prodigi Segreti. Ovviamente è una bustina che difficilmente si reperisce, l'ho trovata sempre in edicola, e ora andiamo a sbustarla per vedere cosa c'è dentro. Siccome appunto, come vi dicevo, la mia scrivania è incasinata al massimo e di là mi è impossibile ora come ora andarci, come sapete bene il sabato è praticamente off limits, non riesco ad andarci, faremo questo sbustamento per la prima volta penso delle random openings direttamente faccia a faccia qui, quindi vedrete prima voi cosa c'è dentro la bustina. Allora andiamo ad aprirla ovviamente e vediamo un po' cosa c'è dentro. Allora, ecco qua la bustina. Oh, aperta benissimo ragazzi, cioè meglio di così non poteva essere. Andiamo a fare il nostro trick, che è di 3 carte che vanno qui davanti, ok, e andiamo subito a vedere. Abbiamo, oh, iniziamo bene, perché abbiamo un bellissimo, adesso magari questa luce porca, abbiamo un bellissimo Charmander, che è veramente fantastica questa figura, molto molto bella. Poi abbiamo Fampi, molto bella anche questa. Ovviamente ragazzi, come vi dicevo, secondo me gli artwork di Diamante e Perla sono tra i più belli che ci sono nel mondo Pokémon. Poi abbiamo qui questo Duskull. Poi abbiamo Hoppip. Io leggo i nomi al contrario, quindi Psyduck. Poi abbiamo Anaun, U o Do? Oh, poi attenzione, abbiamo Energia Metallo. Attenzione, andiamo sulle cose più interessanti. Abbiamo un Quagsire. Larvers è uno Shelgon, livello 32, molto carino anche questo, vedete sta prendendo la carica, non so se si vede molto bene, bello. E infine ragazzi, la carta rara è un Ludicolo olografico, guardate qui che bello, vi faccio vedere bene i dettagli, guardate qui che bei dettagli che ha, c'è sempre sta luce, non so, lo mettiamo così, guardate che bei dettagli che ha ragazzi, fantastico.
i dettagli della foresta, molto molto bello. Bene ragazzi, spero che questa apertura come al solito vi sia piaciuta. Le random openings esistono perché io così vi posso dare degli annunci facilmente e per avere un video leggero, non troppo lungo, in cui sbusto qualcosa ogni settimana. Quindi mi raccomando, fatemi sapere qui sotto nei commenti quello che vi ho chiesto, rispondete al contest, fatemi le domande, io veramente rispondo molto volentieri. Noi ci vediamo col prossimo video, che sarà ovviamente un video pazzesco perché andremo ad aprire a inizio della prossima settimana questo box di Blue Impact, vedete, perché abbiamo raggiunto i 200 like su quello di Red Flash alla ricerca di Mewtwo. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, se volete supportarmi, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.